Intervengo per chiedere un'informativa urgente in merito ai dati allarmanti sulla povertà pubblicati ieri dall'Istat. Sono dati disastrosi per i quali chiediamo di venire in aula a riferire la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vedete, in campagna elettorale l'attuale Presidente del Consiglio, ma poi anche nei dibattiti in aula, in commissione che abbiamo avuto con la sua maggioranza, avete sempre affermato di avere la ricetta giusta. A nulla sono valsi i nostri avvertimenti. Ma se prima erano le nostre parole e le nostre bocche a parlare, adesso ci sono dei numeri incontestabili. Sono numeri da macelleria sociale. Ormai sono circa 6 i milioni di italiani sotto la soglia di povertà. 1 milione di essi sono minori. E questi numeri lasciano senza fiato. È un grosso segno di insenso, anzi, di indignazione. Allora, noi abbiamo due ipotesi. O Giorgia Meloni e voi eravate seri ad affermare che avevate la ricetta contro la povertà, e allora il test psicoattitudinale dovreste farlo voi e non i magistrati. O altrimenti avete preso in giro gli italiani. E allora peggio, perché avete preso in giro gli italiani più in difficoltà. E questa ipotesi non ci sconvolge, non ci sconvolge affatto, perché, vedete, se tra i banchi di questo governo siede una ministro che è stata capace di lucrare su una tragedia come il Covid, si parla di 126.000 euro intascati per dei dipendenti che continuavano a No, lavorare in smart onorevole working Calatenuto, per la lei cassa abbia integrazione. pazienza, mi chiede l'ordine dei lavori per un'informativa urgente. Di questo problema non se ne sta parlando né con né a nessuna connessione. Sta esprimendo un Connotando, giudizio sto, che con, in sto, questo esprime, momento è fuori sto, luogo. espr, sto esprimendo le ipotesi che noi al No, momento stiamo mi svolgendo scusi, onorevole rispetto al. Calatenuto, lei mi chiede sull'ordine dei lavori un'informativa No, urgente sul capisco Ministro del che magari Lavoro. c'è un po' di Non difficoltà a c'è nessuna sentire. difficoltà, c'è il No, no, no. rispetto delle regole del regolamento. Benissimo, Prego. sto dando la mia opinione politica. Ebbene, e quindi nel momento in cui noi vediamo nel governo sedere un ministro che si accusa di aver fatto delle vere e proprie truffe ai danni dei cittadini, e allora noi siamo ancora più preoccupati e ancora, a maggior ragione vogliamo sentire il Presidente del Consiglio, perché poi, tra l'altro, in questo periodo stiamo conoscendo delle storie di italiani, di tanti cittadini, che hanno terminato il ciclo di formazione previsto dallo straordinario piano che avete chiamato supporto formazione e lavoro e a cui avete promesso un lavoro. Ebbene, queste persone hanno finito questo corso, questo ciclo, e non ne possono fare un altro. Intanto sono in mezzo alla strada e sono rimasti senza alcun tipo di sussidio, sono letteralmente disperati. E allora, per tutti questi motivi, ma potrei andare avanti, potrei citare che intanto date lo stipendio a Brunetta, che ha detto che del salario minimo in questo paese non ce n'è bisogno, come se la sua pensione, la lauta pensione da ex ministro e tutto il resto non bastasse. Allora, rispetto a tutto questo, se Giorgia Meloni ritiene di non doverne dare a noi conto, lo deve per tutti questi cittadini, lo deve per Giorgio, per Michele, per Anna Maria, per Giorgia, per tutte quelle persone che stiamo incontrando per strada e che hanno gli occhi colmi di lacrime e colmi di rabbia e che ci dicono che loro sono persone oneste e che sono state tradite da un governo di disonesti. Grazie.